Caffè? Caffè lo prendi, no? Caffè? No. Caffè no. Tu? La carta d'imbarco, ragazzi. Grazie. Metti via qua. Prego, non dimenticateli qua perché sennò. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare. Che se ci pensi siamo solo di passaggio. Per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Ma non le ha nessuno le valigie qua? Appunto. E abbiamo fatto una cazzata. Dobbiamo passare a lasciare le valigie, mi sa. Il mondo è solo un mare di parole, e come un pesce
solamente andare. Comunque vada per quanta strada, ancora c'è da fare. Arriviamo, arriviamo. Abbiamo sbagliato la camera. Alberto. Sì? Ah. Gentilissimo. No, per te. È un problema con le chiavi però qua. Perché? Perché abbiamo tutti nomi diversi. Io già mantengo che noi in camera non sai già. A sta spun. Cioè abbiamo tutti i nomi diversi. Perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Muna. Siamo qui a Savona. Buona giornata. Dai. Oh che carina. Sembra IT. Guardami. Ho fatto un pisolino e non mi ricordavo che la nave sbalenga. Quindi adesso un po' di mal di testa. Ottimo. Lì c'è Francesco. Ok, oggi siamo saliti sulla nave, ho fatto un po' di palestra e ecco, adesso sono un po' stanco, vado a dormire. Spero che sia utile per voi per capire com'è un tipico viaggio di una famiglia italiana. Infatti è molto comune in Italia andare in crociera. La penisola è circondata dal mare, quindi ci sono molte crociere che gli italiani fanno. Detto ciò, a presto e spero vi sia piaciuto. Ciao!